serata al Fulmicotone. Caro Roberto, accogliamolo, ragazzi. Come si accoglie un grande personaggio? Bravi, bravi, bravissimi, bravi, bravi. Buoni. Buonasera, buonasera a tutti, come va? Benissimo, è un bel parco, stiamo bene, siete belli tutti. Bene, io doverosamente devo ringraziare le persone che stanno qua sul palco, iniziando dai nostri graditi ospiti che hanno accettato di confrontarsi in questa serata, non noi almeno pensiamo, immaginiamo, non con un tema, come dire, politico, ma di progettualità, tant'è che il manifesto recita Pescara in quale regione. Bene, fatta questa piccola premessa, io spiego per un istante la ragione di questo evento che noi abbiamo immaginato di mettere in piedi. Appare evidente, e voi questo me lo insegnate, appare evidente che uno scollamento verso la politica sembra veramente piuttosto evidente. Allora, noi che cosa abbiamo immaginato, che cosa abbiamo pensato? Di invitare due persone di spessore che rappresentano veramente a pieno titolo la politica abruzzese, e io di questo li ringrazio, anzi vorrei facessimo un applauso immediatamente, grazie. Bene, oltre che a ringraziare loro che hanno accettato questo invito, questo confronto, io ho da ringraziare il direttore di Rete 8, Pasquale Paciglio, che, grazie, che assurge a questo compito di moderatore, insomma, che almeno in questa circostanza è un pochino impegnativa. Non ultimo l'amico, gli amici Pasquale Tritapepe e il professor Nicola Di Nardo, grazie, ai quali va un nostro personale ringraziamento, perché loro ci hanno accompagnato in situazioni precedenti, dal simpaticamente cantando e a tutte le altre manifestazioni che abbiamo fatto. Bene, io volevo aggiungere soltanto una piccola cosa. Questo per noi non vuole essere un confronto, come dire, di natura politica. Questo deve essere un confronto di natura progettuale, perché noi in questo parco non abbiamo nessuna voglia o intenzione di misurare il gradimento dell'uno o dell'altro ospite. Queste cose saranno capaci loro di farle in situazioni diverse. Quindi noi qua vogliamo che cosa? Fare delle domande attraverso il nostro carissimo moderatore ed avere delle risposte che diano certezze. Beh, insomma, queste sono le cose che ci aspettiamo. Io ora non la faccio tanto lunga, perché a questo punto poi io so che tutti aspettiamo questo grande confronto. Però una cosa lasciatemela fare, perché questo è un momento per me straordinario. Noi abbiamo un amico, un grande amico, di cui mi onoro veramente di essergli amico, ed è una persona che a breve verrà avvicendata da altro parroco. Io lo vorrei su qua un attimino sul palco, padre Pino Piva. Al quale dico grazie a mio nome personale, ma a nome forse di tutta la parrocchia, perché ci ha permesso di fare delle cose bellissime. È stata una persona che ci ha dato tanto, ma veramente tanto, e ha saputo modificare questa struttura tanto da poterci far fare delle cose, lasciatemelo dire, straordinarie. Io lo ringrazio e vi auguro una serenissima serata. Grazie. Beh, se in tutti questi anni siamo riusciti a fare qualche cosa in questo parco, il merito è di Roberto Falone, quindi l'applauso e il ringraziamento grandissimo va a Roberto, anche in questa serata. Io ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questi
due personaggi soprattutto che sono protagonisti appunto della vita politica di Pescara e oltre. Mi auguro solo che invece di parlare di politica con la P minuscola si parli di politica con la P maiuscola, che è quello che noi abbiamo cercato di fare anche in tutti questi anni attraverso gli eventi che facevamo. C'è sempre stato un evento che riguardava la nostra collettività, che riguardava il nostro vivere insieme. Quindi ringrazio di essere qui stasera. Signore e signori, inizia questa nostra serata e per iniziarla ufficialmente invito il mio carissimo amico e collega Pasquale Paciglio. Please, come dicono oltreoceano, assentatevi please. E allora, buonasera a tutti, invito i due duellanti, perché visto che è stato presentato questo come una specie di incontro di box, allora, in ordine alfabetico, D'Alfonso Luciano e Masci Carlo. Eccoli qua, allora, buonasera a tutti, buonasera a voi, aggiustatevi i microfoni. Allora, diceva Roberto Falone, questo è un incontro organizzato dall'associazione Il Parco dei Gesuiti. Ecco, io non c'entro niente perché parecchie persone nei giorni scorsi mi hanno detto: perché si fa questo confronto? Perché proprio tra Masci e D'Alfonso? Io sono stato invitato a un confronto che è stato organizzato da Roberto Falone, dal Ente Parco, quindi sono anch'io questa sera un ospite, non l'organizzatore, anche perché c'è stato un filino di polemiche sul perché. Allora, spiegato il perché, adesso spieghiamo il per come. Questo è un, abbiamo detto che è un confronto tra due personaggi, tra due personalità della politica abruzzese e pescarese. Sono due pesi massimi, è stato detto, due personaggi che negli ultimi anni hanno fatto la storia della politica a Pescara e nella regione. Io devo fare l'arbitro in qualche modo, spero di essere imparziale, spero di essere equidistante. Poi vi spiego un po' le regole che andremo a mettere in campo per questo confronto. Vi dicevo, è stato presentato come un incontro di box, un braccio di ferro, uno scontro tra pesi massimi, e devo dire che sarà proprio così. Sarà proprio così perché il momento è particolare, siamo in vista delle elezioni regionali, forse siamo in vista anche delle elezioni nazionali, delle elezioni politiche nazionali, chi può dirlo, insomma il campo è aperto in tutte le direzioni. E allora, questo combattimento come inizia? Io vi do delle regole, niente colpi bassi, poi rispondete alle domande possibilmente in modo sintetico, se potete, poi rispondete alla domanda nel modo specifico che vi viene posta, senza allargarvi, sennò mi bruciate tutte le domande successive. Questa è una nota a margine, e io cercherò di essere, come dicevo prima, equidistante, cercherò di essere così imparziale, cercherò di essere. Allora, sempre in ordine alfabetico, io farei introdurre questa serata con alcune considerazioni da parte di D'Alfonso e da parte di Masci. Insomma, è inutile dire D'Alfonso, ex sindaco, eccetera, Carlo Masci, attuale assessore regionale a bilancio, credo che tutto il parterre che è qui presente stasera li conosce benissimo, anzi vedo moltissima gente e parecchie persone che si sono occupate, si occupano tuttora di politica, e poi ci sono, ho visto, un numero notevole di grandi elettori per l'uno e per l'altro, quindi comportatevi bene in qualche modo. Sì, ancora partiamo con la registrazione. Allora, stiamo registrando questa trasmissione per Rete 8, la trasmetteremo, se a qualcuno può interessare, martedì sera alle ore 21. Possiamo iniziare? Proviamo il microfono. Pronto, prova 1, 2. Pronto, prova 1, 2, 3, prova.
Io se potessi vorrei candidare Paciglio. A che cosa? Io preferisco stare dove sto. Attenzione che partiamo. Ci siamo? Attenzione, allora, dai. Signore e signori, buonasera. Allora, qui dal Parco dei Gesuiti a Pescara, un confronto che è stato annunciato nei giorni scorsi e un confronto serrato. Parleremo di politica, lo stiamo facendo qui al Parco dei Gesuiti. C'è tantissima gente che io farei sentire, che dite? Eccola qua. Parecchia gente è venuta ad ascoltare Luciano D'Alfonso, già sindaco di Pescara, Carlo Masci, attuale assessore regionale al bilancio. Loro due daranno vita a un confronto, un braccio di ferro, non so, chiamatelo come vi pare, ma risponderanno a delle domande di politica e vedremo quale sarà la loro visione della regione prossima futura e della Pescara prossima. Ovviamente le domande verteranno anche su quello che è stato il passato di entrambi, perché entrambi si sono incrociati anche come candidati a sindaco nel 2003, per esempio. E allora, prima di passare alle domande, in ordine alfabetico do la parola a Luciano D'Alfonso per un saluto ai presenti e per un saluto anche ai telespettatori di Rete 8. Sono molto contento di questa bella occasione che fa bene alla città di Pescara, alla regione e anche al dibattito politico della nostra comunità, perché si mettono a confronto due persone, ma non per esprimere punti di vista caratteriali, ma per elaborare idee e vedere quanto queste idee sono capaci di produrre benessere, funzionalità e comodità. Sono contento di farlo con Carlo Masci, che non è un casuale, che ha una bella esperienza alle spalle e ha dimostrato anche tenacia combattiva. Non è uno inventato e casualmente pervenuto. Mi fa piacere molto questo livello di confronto, perché è possibile che la gente, la cittadinanza, voi, possiate entrare nel merito. Trovo con sofferenza negli ultimi anni troppe limitate occasioni di qualità per fare in modo che la cittadinanza possa entrare nel merito. Cosa si è fatto con il potere? Cosa si è fatto con le risorse finanziarie? Cosa si è fatto con le risorse amministrative per fare in modo che le nostre città, e tra queste la città di Pescara, possa funzionare di più, possa essere più bella, accogliente e produrre qualità della vita? Allo stesso modo mi preme misurare questo per il livello di governo della regione, sapendo che altrove le regioni fanno e consentono risultati. Grazie D'Alfonso, allora un saluto anche da parte di Carlo Magno. Un caro saluto ai presenti, ai telespettatori. Io ho accettato con grande piacere questo invito rivoltomi da Padre Pino, perché oggi ci troviamo in un momento storico difficile, veramente difficile, in cui la politica è debole ed è messa al bando da altri poteri. Invece confrontarsi con le persone da parte di due che fanno politica, come me e Luciano D'Alfonso, che la fanno in mezzo alla gente, che si confrontano sempre, credo che sia veramente molto molto positivo. Poi c'è tanto da fare ancora, c'è tanto da fare in regione, c'è tanto da fare in comune a Pescara, e noi vogliamo portare le nostre idee, dirlo alla gente, perché così la gente può giudicare i fatti e le idee, i progetti, perché poi le città si trasformano con i sogni che diventano suggestioni, che si trasformano in idee, che poi sono progetti che si realizzano. Questo è quello che fa la politica, che fa la politica alta. Ecco, noi vogliamo ragionare in questo senso, perché le nostre città, la nostra regione si trasformino proprio in questo senso, con una grande politica alta che cambia le cose e soprattutto cambia la vita della gente in un momento difficilissimo in cui questa crisi sta veramente impoverendo tutti quanti. C'è la possibilità di farcela insieme, dobbiamo ragionare insieme anche da posizioni diverse, perché poi le idee che si confrontano possono trovare sempre una sintesi per migliorare la qualità della vita delle persone.
Grazie Masci. Allora, io l'ho detto fuori onda e lo dico anche per i telespettatori di Rete 8. Ecco, questo è un incontro che non ha organizzato la televisione, non ha organizzato Rete 8. Io sono un ospite, sono stato chiamato qui insieme a loro due per fare questa serata. Noi di Rete 8 lo riprendiamo l'avvenimento e lo ritrasmetteremo in differita, anche perché D'Alfonso, c'è stata una polemica, non so quanto sotto traccia, del perché, cioè perché D'Alfonso Masci, lei che perché si dà? Ma io credo che quella piccola quota di professionisti della polemica, noi dobbiamo trovare il modo di accontentarli facendo sì che non producano danni. Devo dire che in alcuni periodi della vita della città e della vita della regione questi professionisti alla polemica hanno prodotto anche di più delle parole. Questa iniziativa ha valore perché è esattamente un atteggiamento di fermezza e di respingimento nei confronti dei professionisti, delle polemiche inutili e delle ragnatele che hanno fatto in modo che a Pescara e in Abruzzo si perdessero le dimensioni delle cose che valgono. Ecco perché ha molto significato questa iniziativa. Farla qui, davanti a questo parco, se mi permette padre Pino Piva, anche con la sua benedizione, che è un illustre gesuita anche se non si chiama Francesco. Ma le polemiche sono nel centrodestra o nel centrosinistra? Ma sugli spalti ci sono dei perdigiorno che non sanno fare altro che costruire queste piccole pozzanghere. Masci, ma qualcuno forse intendeva scongiurare un pericolo di un inciucio, una prova di alleanza in qualche modo per le prossime regionali, anche perché lei è sganciato dal PDL in qualche modo, perché ha rialzo di Abruzzo e Pescara Futura. Io e D'Alfonso ci confrontiamo oramai da tantissimi anni, non da oggi, quindi quando mi hanno proposto questo incontro l'ho accettato veramente volentieri perché mi fa piacere confrontarmi con lui, ma ci siamo visti tantissime volte anche quando non c'erano i riflettori per ragionare sulla città, siamo stati sempre da posizioni diverse, abbiamo ragionato sempre da posizioni diverse, ma tante volte abbiamo trovato delle sintesi per far crescere il nostro territorio. Io credo che questo sia il senso della politica. Le idee possono essere le più disparate possibili, ma poi si arriva a, se si è seri, se si riesce a ragionare concretamente, si arriva a una sintesi e si trovano le soluzioni. Poi c'è gente che fa polemica, ma le polemiche oramai le lasciamo agli altri. Poi credo che gli italiani siano stanchi di polemiche, siano stanchi di attacchi, di scontri, vogliono vedere i fatti, vogliono vedere le cose. Ecco, questo è lo spirito con cui io mi approccio a questo confronto, come mi approccio a tanti altri confronti con altri politici, sapendo che io e Luciano D'Alfonso forse siamo in Abruzzo gli avversari per antonomasia, perché siamo stati sempre visti come due soggetti uno di fronte all'altro, ma ci siamo sempre confrontati uno di fronte all'altro, mai guardandoci la schiena o facendoci sgambetti che non dovevano essere fatti, sempre dicendoci le cose come erano. Nel 2003 ha vinto lui però al comune di Pescara. Nel 2003 ha vinto lui, poi noi abbiamo avuto diverse vicissitudini, ognuno ha fatto la sua strada, stiamo combattendo, siamo caduti, ci siamo rialzati, continueremo a farlo. Questa è la politica, ma soprattutto questa è la vita. La vita è fatta non soltanto di vittorie, la vita è fatta di vittorie, di sconfitte. Io lo dico sempre, faccio anche l'assessore regionale allo sport, la cosa che più mi piace nello sport è proprio questo, che la sconfitta e la vittoria vengono viste nella stessa situazione, come due mascalzoni, come diceva Kipling. Nel momento in cui l'uomo li considererà alla stessa stregua, la vittoria e la sconfitta, vuol dire che sarà veramente un uomo. Ecco, noi pensiamo che questo sia il ragionamento che dobbiamo inculcare alle giovani generazioni. Si può perdere, si può vincere, l'importante è che ci si impegni, ci si sacrifichi e soprattutto si abbia sempre un obiettivo chiaro e leale. Prima di addentrarci nei temi della campagna elettorale, delle candidature eccetera, anzi vi do una primizia, vi dirò chi saranno i candidati a sindaco per il centrodestra e centrosinistra a Pescara, visto che si vota, quindi per la prima volta credo sveleremo alcuni nomi e loro me li confermeranno o meno, vedremo. L'importante è che ci sia un servizio sanitario pronto, perché c'è qualcuno che potrebbe svelire male. Qualcuno può sentirsi male. Speriamo di no. Al pubblico, speriamo di no. D'Alfonso, gli uomini passano, i partiti restano, invece
Oggi i partiti passano e gli uomini sono sempre gli stessi e la fiducia diminuisce. Che ne dice? Ma credo che sia una domanda fotografia che aiuta il cammino di questo confronto. In Italia abbiamo visto andare in onda, diciamo, questo spezzone di film, che i partiti passano, le forme, le formule, le diciture, e magari alcune persone o personalità riescono a stabilizzarsi e apparire stabiliti, più durevoli addirittura delle forme partito. Io penso però che l'emergenza in Italia, ma anche in Abruzzo, nei nostri territori, è l'emergenza delle idee. Cito un quotidiano nazionale, non volendo fare il dispari nei confronti dei quotidiani locali, dei quali vorrei pure qualche volta dire il mio punto di vista. Cito un quotidiano nazionale, il Corriere della Sera. Si sta facendo carico di distribuire un manuale su come si creano, si individuano, si elaborano e si realizzano le idee. Ecco, io credo che quel manuale, al pari della Carta Costituzionale, dovrebbe fare l'uno il sottobraccio destro e l'altro il sottobraccio sinistro di buona parte dell'attività decisionale della classe dirigente regionale e dei nostri territori. Noi abbiamo bisogno di riagganciare i cittadini, le imprese, i municipi, le associazioni, producendo idee e dimostrando che le idee degli uni sono migliori rispetto a quelle degli altri, perché risolvono prima i problemi spendendo di meno, durando di più. Io mi aspetto questo con Carlo Masci e con chiunque non è fatto di carta, con chiunque non è fatto di paura, con chiunque non è fatto di niente per quanto riguarda la sua storia politica. Grazie D'Alfonso. Allora Masci, la stessa domanda che poi praticamente voleva intendere, c'è la crisi delle ideologie e il ricambio difficile della classe dirigente, perché? Certo, questa crisi dei partiti, detta a me che sono colui che ha creato una lista civica regionale, ecco, mi fa veramente piacere. E io alle ultime elezioni, come sapete, ho corso al Senato con la mia lista civica facendo una competizione nazionale con la realtà civica regionale. Volevo sfidare una determinata situazione perché pensavo che fosse giusto farlo, fosse giusto rompere un tabù. Poi mi sono divertito a vedere tutte le liste che si sono candidate alle elezioni ultime al Parlamento. 58 liste si sono candidate, noi ci siamo classificati 32esimi su 58. Ho visto però che ho un primato importantissimo, sono una delle liste più antiche d'Italia, perché oramai i partiti si sono modificati velocemente e oramai quei simboli sono cambiati totalmente rispetto a 15 anni fa, rispetto a 20 anni fa. Siccome noi ci siamo da 19 anni, siamo diventati una delle liste più antiche, perché evidentemente eravamo radicati sul territorio, abbiamo costruito cose che le persone hanno apprezzato, hanno visto, hanno sostenuto e continuano a sostenerle. È vero, c'è una grandissima crisi dei partiti, oramai i partiti sono diventati autoreferenziali, non guardano più al territorio, trascurano le idee della base, trascurano i sentimenti della base e cercano sempre di ragionare in termini oligarchici. Ecco, dobbiamo tornare alla politica in mezzo alla gente, questo lo diciamo sempre. Come si fa? Ecco, noi ci siamo e soprattutto diciamo anche che i territori, le persone che fanno politica sul territorio, soprattutto i piccoli comuni, i sindaci dei piccoli comuni, gli amministratori, sicuramente sono quelli che sono più a contatto delle persone e fanno la politica vera, perché poi veramente vediamo che la politica più alta è diventata difficile da capire. Ma perché è difficile da capire? Perché non risponde alle esigenze delle comunità che rappresenta. Questo sta succedendo in Italia, c'è uno scollamento totale, noi dobbiamo ricucire questo rapporto tra la base e la politica e questa è un'occasione per farlo, anche questa è un'occasione per farlo, perciò ci siamo. E allora, Pasquale, io vorrei fare una sottolineatura breve e essenziale. Prego. Attenti però a non riaccarezzare quel valore che è stato quasi una tempesta in Italia e nei nostri territori, secondo cui l'estraneità alla politica era diventato un punto di forza ed una qualità. Non può essere che l'estraneità sia un punto di forza. C'è bisogno di attrezzatura, di esperienza. Nel governo Letta io non ho difficoltà a dire che il meno impacciato, il meno parlatore e il più capace di realizzazioni è Lupi.
così come dall'altra parte la Bonino è brava. Per il resto, financo Sacco Manni appare affannato, in difficoltà. C'è bisogno di esperienza, c'è bisogno di organizzare il combattimento nei confronti di chi non vuole capire. Il porto di Pescara ha bisogno di combattenti che facciano sì che si capisca che è una priorità, che non si può palleggiare, che non si può fare miagolio, così come la ricostruzione all'Aquila. Noi abbiamo avuto il presidente della regione Marche, il presidente della regione Umbria, che con il terremoto hanno ricostruito le case come da dovere normale e hanno fatto le strade, il quadrilatero Marche-Umbria è frutto del dramma del terremoto, perché due presidenti di regione hanno saputo battagliare e non è che hanno fatto l'inchino al capo del governo del tempo che era dello stesso partito. Battaglia, e la battaglia è frutto della conoscenza delle questioni, della passione, Carlo, che io ti riconosco a favore di Pescara, ma esperienza, attrezzatura, tenacia. Perché la Baviera è la Baviera? Perché il presidente Lander della Baviera non indietreggia rispetto al capo del governo di Berlino, anche se è dello stesso partito. Io vedo troppi oboli, troppi miagoli, troppa arrendevolezza, e su questo stasera io voglio fare un'agenda di cose da fare e accettare sfide che lancia lui e lanciare sfide a lui. Insomma, alla fine dobbiamo fare più uno. Allora, mi pare di capire che lui è contro i tecnici e il tecnicismo e non quelli che sono preparati, quelli che hanno passione, ma soprattutto quelli che masticano di politica. Lei che ne pensa? La politica ha bisogno di rappresentanza e ha bisogno di esperienza e di competenza. Questi valori devono viaggiare insieme, perché se non viaggiano insieme si creano dei politici che non funzionano. L'Italia troppo spesso ha avuto politici che non sono riusciti a coniugare questi discorsi. Oggi le cose devono cambiare, perché non possiamo soltanto rimanere fermi all'enunciazione, dobbiamo andare a fondo. Allora dobbiamo anche capire perché oggi c'è un fenomeno come quello di Grillo che prende i voti dicendo le parolacce, perché questo succede, perché noi non sappiamo nulla dei programmi di Grillo, però Grillo è diventato il primo partito d'Italia, qualcosa deve pur esserci in questo discorso, e noi dobbiamo esaminarlo, proprio noi che facciamo politica e facciamo politica sui territori. Che cosa è mancato alla politica? È mancato il confronto con la gente, perché se ci fosse stato, uno come Grillo non sarebbe mai emerso. È emerso perché? Perché non ci sono state le risposte da parte della politica. Due cose però voglio dirle, perché come dice D'Alfonso, bisogna avere forza, coraggio e determinazione. Devo dire che la regione in questi 5 anni ha avuto forza, coraggio e determinazione nei rapporti con Roma, e te lo dice Luciano, chi in quei tavoli c'è stato e ha combattuto per l'Abruzzo, perché le scelte che sono state fatte e i risultati ottenuti, io dico, ne dico uno solo, però credo che sia significativo in questo momento storico, i 40 milioni di euro di riduzione delle tasse che soltanto l'Abruzzo ha ottenuto, questo risultato l'ha ottenuto perché ha fatto una politica sana, perché ha fatto una politica virtuosa, ma anche perché è stato in grado di andare su quei tavoli romani a confrontarsi con il Ministero dell'Economia e con il Ministero della Salute e dire chiaramente che voleva fare in modo che ci fosse una riduzione delle tasse, perché era giusto che l'Abruzzo avesse quella riduzione, perché aveva rimesso a posto i conti, perché era stato in grado di fare quello che Roma ci imponeva e lo imponeva a tutte le regioni. Soltanto noi lo abbiamo fatto e soltanto noi ci siamo riusciti. Evidentemente qualcosa avevamo da dire e l'abbiamo detta nel modo giusto, così come il porto di Pescara. Il porto di Pescara era diventato il porto delle nebbie, qualcosa però si è mosso e soprattutto la regione non è stata assente rispetto a quella vicenda. Ecco, allora, visto che ha introdotto il tema della giunta regionale, del governo della regione, delle cose fatte o da fare eccetera, volevo chiedere a Luciano D'Alfonso un giudizio sul governo regionale, su questa giunta regionale di centrodestra guidata da Chiodi. E qualcuno mi ha fatto notare che, come diceva Masci, il bilancio della regione sembra che sia in ordine, lui lo ha detto più volte, è il migliore d'Italia, però qualcuno mi faceva notare che purtroppo il bilancio delle famiglie abruzzesi non lo è in ordine. Quello non dipende dalla regione. Allora, la voglio dire tutta, spero di avere qualche minuto in più e spero di avere anche la lucidità di cui ho bisogno. Se io fossi stato il presidente della giunta regionale,
avrei per esempio incaricato Masci come assessore al turismo, lo avrei lasciato a parte del bilancio, perché è stato un incarico assessorile che a me piace dire, e si dirà così fra qualche mese in Abruzzo, lui poteva essere un bravo ministro regionale del turismo, che significa poi il ministro regionale di un pezzo importante dell'economia. Però siccome in Abruzzo molto accade casualmente, come se fossimo noi la parte peggiore dei figli di Crizia, per cui a zonzo quello diventa assessore al turismo, quell'altro assessore ai lavori pubblici, quell'altro ancora assessore ai trasporti, che con innocenza dice: ma io non lo sapevo, grosso modo mi è capitato. E Carlo, naturalmente, con l'abilità che lo caratterizza, con un certo intelligente movimentismo, si è guadagnato il da vivere dal punto di vista amministrativo parlando, ma il suo terreno di coltura era esattamente il turismo. Perché comincio a dire questo? Vedete, organizzare un minimo di adempimento di dovere attraverso la pistola alla tempia del Ministero del Tesoro su questa e quella regione per riordinare i conti della sanità, diciamo che una volta, quando c'erano in giro i giganti, questo lo facevano i funzionari che avevano un contratto solo di lavoro con gli enti di appartenenza. Chi ha un contratto derivante dalla democrazia deve assumere iniziative che stabiliscano in tema di sanità non solo i conti in ordine, che è materia della burocrazia, ma la qualità del servizio e del diritto. In Abruzzo avere la diagnostica sanitaria ci vuole addirittura la raccomandazione del diavolo Padre Pino. Io il più grande numero di richieste di aiuto che ricevo, e non sono infastidito, Corrado Passera, che è un grande competente, si direbbe, sarebbe infastidito dall'arrivo di telefonate che chiedono: mi aiuti su questo. Io ricevo decine di telefonate al giorno per fare in modo che si verifichi sollecitamente un TAC, che si verifichi una risonanza magnetica, una visita specialistica a quello straordinario primario che sta a Ortona di senologia. Non è possibile che la diagnostica sia difficile, e poi l'acuzia. Noi dobbiamo organizzare per la prima volta la qualità del servizio, Carlo. Tu hai anche in famiglia persone che ci capiscono su questo fronte. I piani sanitari in Abruzzo lo fanno, io ho rispetto per i periti agrari, spero di avere il tempo di studiare per diventare perito agrario, come se lo facessero i periti agrari. Non hanno nessuna forza di orientare il prodotto salute, la premura, l'intervento scontroso rispetto anche alla debolezza della persona che ha diritti, anche la persona debole, non solo quella malata, la persona fragile ha dei diritti. Noi invece abbiamo messo in piedi un Moloch che risponde male quando risponde, risponde con lentezza, e abbiamo dei medici bravissimi. Questo è il dato assurdo. Manca l'organizzazione, manca un piano sanitario degno di questo nome, che non è fatto solo di quaderni e quadretti e di burocrazia. Vi è mai capitato, a voi che siete presenti, qui so che c'è anche qualche speciale figura presente che ha amministrato anche il rigore in questa città, e mi rivolgo a lui dal punto di vista intellettuale, vi è mai capitato di avere ricevuto una prestazione sanitaria e a un mese di essere richiamati per vedere come va? Io sogno questa sanità che vi chiama a casa, che si informa, che fa il fascicolo sanitario di ogni persona. Non il paziente, la persona, il diritto universale alla cura e alla premura, evoca questo, altro che conticini, che basta una figura, la dottoressa Di Bonaventura, capo della ragioneria della regione Marche abruzzese, e la porteremo qui a fare in modo che il bilancio non sia un affanno di Sisifo, è uno dei segmenti di lavoro. Poi le politiche, le priorità, le iniziative, io invidio la regione Marche, la voglio superiore la nostra rispetto alle Marche. Bene, replica ovviamente da parte di Carlo Masci. Intanto, parlando della regione Marche, oggi mi viene da dire che per la prima volta il tasso di disoccupazione dell'Abruzzo dal 75 ad oggi è inferiore rispetto a quello delle Marche. In genere le Marche avevano un tasso di disoccupazione che era di 4-5 punti
inferiore al nostro, per la prima volta dal 75, questo oggi non succede, l'Abruzzo ha un tasso di occupazione più alto di quello delle Marche, parlando delle Marche. Purtroppo la crisi c'è e la viviamo. A tutti quanti piace sognare, tutti quanti vogliamo sognare, però il sogno poi si scontra con la realtà, e quando 5 anni fa siamo arrivati ci siamo trovati con una realtà che ci diceva che la Regione Abruzzo spendeva mediamente 400-500 milioni di euro in più rispetto alle somme che aveva a disposizione per la sanità, perché l'Abruzzo aveva a disposizione mediamente 2 miliardi e 300 milioni di euro l'anno e allegramente spendeva 2 miliardi e 6, 2 miliardi e 7 e faceva debiti per gli abruzzesi che oggi gli abruzzesi stanno pagando a causa di un piano di rientro che è iniziato nel 2007 e durerà ancora per qualche anno. E questo è il dato che noi abbiamo registrato nel momento in cui ci siamo seduti. Una sanità che era assolutamente fuori controllo, con 37 ospedali, alcuni non funzionavano affatto perché avevano un tasso di ospedalità del 20-25%, ne cito uno per tutti, l'ospedale di Gissi, 200 dipendenti, 3 ricoveri al giorno. Questo era il dato che i cittadini abruzzesi sopportavano, perché poi queste cose le pagano i cittadini abruzzesi, i disservizi che ci sono vengono pagati dai cittadini con le tasse che alcune regioni oggi hanno, anzi molte regioni oggi hanno, e l'Abruzzo, grazie a Dio, è riuscita ad abbassare le tasse per un processo che ha avviato di risanamento dei conti, ma questo risanamento non è avvenuto a danno del servizio, perché poi al di là delle parole ci sono dei dati e dei parametri che vengono utilizzati. Il parametro che viene utilizzato a livello nazionale ci dice che ci sono soltanto 8 regioni in Italia che garantiscono i lei ai propri cittadini, livelli essenziali di assistenza. L'Abruzzo non ancora c'è, l'Abruzzo è partito 5 anni fa da 120 punti, oggi l'Abruzzo è a 150 e i LEA vengono assicurati a 160 punti e noi saremo la nona regione ad assicurare i livelli essenziali di assistenza se continueremo con questo trend, perché non è che noi abbiamo speso di meno non dando servizi, abbiamo speso di meno facendo le gare, per esempio, abbiamo fatto gare perché da troppo tempo in Abruzzo non si facevano gare. Sulla farmaceutica, per esempio, abbiamo risparmiato 60 milioni di euro soltanto facendo una gara. Ve ne dico una per tutte, una gara di una cifra non esagerata, perché sono 4 milioni di euro e riguarda l'informatizzazione di una ASL. Ecco, quella gara che noi abbiamo fatto è stata aggiudicata al 50% rispetto alla somma a cui si faceva quella prestazione. Guardate un po', lo sapete chi l'ha vinta? La stessa ditta che la faceva a 4 milioni di euro e poi ha accettato di farla a 2 milioni di euro. Che cosa significava quello? Significava soltanto che non c'era nessun controllo sulle situazioni, e ve ne potrei citare 100, perché tutte quelle situazioni sono state rimesse in ordine, e non sono state rimesse in ordine in maniera ragionieristica, sono state rimesse in ordine perché andavano rimesse in ordine, perché tutti quegli importi che i cittadini abruzzesi pagavano e pagheranno ancora per tanti anni e peseranno su quelle tasche dei cittadini abruzzesi che non arrivano a fine mese, purtroppo, sono frutto di una politica scellerata che ha dato a tutti, ha pensato che si potesse dare a tutti. Che cosa si dava a tutti? Non si dava a tutti nulla, perché si facevano soltanto debiti, perché questo Abruzzo è riuscito a diventare la regione più indebitata d'Italia. 5 anni fa, quando noi ci siamo seduti su quella sedia e abbiamo cominciato a sognare, sognavamo anche con gli incubi che avevamo, dei debiti che avevamo addosso, perché io ho fatto l'assessore al bilancio della regione più indebitata d'Italia. Oggi siamo fra le 4 regioni virtuose d'Italia. Questo è il dato che ci ha portato, dopo un percorso che è stato un percorso difficile, ma che ha guardato all'interesse dei cittadini abruzzesi. Poi, Luciano, siccome hai detto che io avrei fatto bene l'assessore al turismo, e ti ringrazio, Chiodi mi ha scelto come assessore al bilancio, e quando mi ha scelto anch'io mi sono sorpreso, perché ho detto, ma io insomma con il bilancio io ho anche una cultura giuridica, quindi forse non potrò esprimermi meglio. Lui mi ha detto: io voglio una persona determinata, una persona che sa dire no quando si deve dire no e sa dire sì quando si deve dire sì, una persona che sa fare delle scelte chiare ed una persona che indica un percorso. Il percorso è stato un percorso lineare, ci siamo resi conto che questo Abruzzo spendeva soldi a debito e non riusciva ad utilizzare le risorse che arrivavano dall'Europa e le risorse che arrivavano dallo Stato, perché lo Stato fino al 2006, fino al 2007 ha trasferito all'Abruzzo 1.300 milioni di euro l'anno per le funzioni delegate. Quel 1.300 milioni di euro l'anno, lo sapete quanto è diventato oggi?
100 milioni di euro. Noi abbiamo ragionato avendo tagli dappertutto, perché in questi 5 anni non è che i soldi sono stati tagliati soltanto all'Abruzzo, non è che sono stati tagliati soltanto alla politica, non è che sono stati soltanto tagliati soltanto all'amministrazione, perché le hanno tagliate dalle tasche nostre tutte queste risorse, perché le hanno levate da noi, perché questo è successo in Italia, questo è successo in 5 anni e noi ci siamo trovati a governare una situazione in una tempesta perfetta e la nave l'abbiamo portata in salvo, la nave l'abbiamo portata dentro un porto sicuro, perché oggi il rating di Moody's ci dice che noi siamo una delle regioni migliori. Dietro di noi ci sono regioni che si chiamano Piemonte, Campania, Lazio, Sicilia, regioni che hanno una forza rispetto alla nostra incredibile, che per oggi sono meno credibili di noi, perché noi 5 anni fa, quando andavamo in quei tavoli romani, veramente ci trattavano come gli ultimi e ci dicevano: voi non potete parlare per quello che avete combinato. Oggi, quando ci andiamo a sedere a quei tavoli e chiediamo la riduzione delle tasse, ce l'accettano perché abbiamo fatto le cose fatte bene. Io capisco la passione, la voglia di raccontare le cose, di farle capire, ma state andando un po' lunghi. E allora io, cosa? Giovanni Pace. Non manteniamo niente. Allora, dicevamo, stiamo andando un po' lunghi, dovrebbe essere un dialogo un po' più sintetico. E allora, per spezzare questo ritmo, io do la parola, anzi la voce, il microfono al mio collega e amico Pasquale Tritapepe con il professor Di Nardo. Vai Pasquale. Eccolo qua. Stemperiamo allora un po' la situazione. La dobbiamo stemperare perché dobbiamo stemperare. Allora, oggi è una data molto importante, è il 31 agosto di 70 anni fa, in questa nostra città c'è stato il primo bombardamento che l'ha distrutta, ha fatto tantissime vittime. I venti di guerra purtroppo ci sono e sono sempre in grande tensione. Noi abbiamo pensato di dedicare una canzone a questo ricordo, spero che sia anche un momento di riflessione, una canzone simbolo che nel 1966 fu proposta da Mario Lusini. Noi la conosciamo per l'interpretazione di Gianni Morandi. C'era un ragazzo, fu riscritto il testo dal maestro Migliacci e noi velocemente ce la ricordiamo insieme, facendo anche questa piccola riflessione sul 31 di agosto. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Grazie, allora un applauso al maestro Di Nardo e a Pasquale Tritapepe. Noi continuiamo, prima di addentrarci, vedo che Luciano D'Alfonso ha una tematica particolare che è l'occupazione, cioè, ma ne parleremo tra un po' se mi consentite. Io volevo concludere e continuare il discorso per quanto riguarda la regione e le prossime scadenze che abbiamo, in modo particolare quella elettorale. Sappiamo tutti che la situazione è diventata un po' lunga, quindi sarà una campagna elettorale lunga, se è vero come è vero che sembra si andrà alle urne a primavera inoltrata. L'ipotesi è quella dello slittamento a maggio per favorire l'Election Day, far slittare quindi la legislatura di 6 mesi. Però qualcuno dice che potrebbero sorgere
dubbi di costituzionalità per questa decisione. Che ne pensa Masci? Io avrei votato a novembre, questo penso. Però so anche che questo non è possibile per diverse ragioni, una delle quali è che comunque c'è una legge nazionale che stabilisce che le elezioni devono essere accorpate, soprattutto con quelle europee. Quindi, non potendo votare a novembre, perché oltretutto credo che sia anche giusto riportare il voto in una data che ci parifica agli altri, perché noi abbiamo votato a dicembre per una vicenda che è successa nel 2008, ma era giusto forse ripristinare il percorso normale e naturale delle elezioni. E questo vuole il governo, nel senso che il governo dice che noi dobbiamo comunque arrivare ad un election day, perché se si vota nello stesso anno alle amministrative, alle regionali e alle europee, è necessario accorparle, lo dice una legge nazionale. Quindi con sei mesi di ordinaria amministrazione. Ma io credo che l'ordinaria amministrazione in una situazione del genere, quella che abbiamo, non c'è mai. C'è sempre una straordinaria amministrazione. Noi stiamo vivendo una straordinaria amministrazione da troppi anni in Italia ed è giusto ripristinare le situazioni, ma non noi abruzzesi. In Italia stiamo vivendo una straordinaria situazione, purtroppo, e oggi ci vuole la politica che ritrovi la forza di fare le scelte. Perché oggi che cosa succede? Succede che la politica, qualsiasi scelta fa, non può portarla mai fino in fondo perché qualcuno la mette sempre in discussione. Abbiamo mille esempi sul territorio o a livello nazionale. Quando la politica tornerà ad essere forte come deve essere e potrà mettere all'angolo le banche o altri soggetti, sicuramente i cittadini ci guadagneranno. Succederà in un'altra vita questo. Io penso che se ci sarà determinazione, chiarezza, forza, decisione, questo si potrà ottenere. E ci allora, battiamo per questo. Elezioni, election day, sei mesi dopo la scadenza naturale, che ne pensa lei? Penso che stiamo dando l'impressione come se fosse la regione di Pappagone. Voi sapete che vengo da un piccolo paese dove le espressioni anche colorite aiutano la comunicazione. Pappagone era un signore con i baffi che pretendeva che nessuno si facesse i baffi, cioè tutti erano costretti a portare i baffi. Io credo che noi ci dobbiamo ribellare a Pappagone e far valere il potere statuale, primario, normativo della regione, che significa che la regione una volta al mese siede trattando alla pari con le amministrazioni centrali dello Stato. Alla Cinsedo una volta al mese si incontra di volta, in ragione della prevalente questione tematica, il ministro del settore con il presidente di regione o l'assessore delegato, se ci va, anche una volta se ci va, o ogni 15 giorni, ma la conferenza intuita da Bassanini prevedeva una volta al mese. Insomma, cari cittadini che siete qui e caro ministro regionale Masci, io non mi appello e non mi appendo ad una data determinata, cioè a quella data che hanno in mente o i tacchini che stanno in consiglio regionale o quelli che stanno fuori che vogliono sostituire i tacchini che stanno in consiglio regionale. Io voglio che si dica una data, purché sia, perché deve garantire il diritto all'elettorato passivo. Se il preside del liceo classico di Sulmona si vuole candidare e non è lui Antonio Gava che ha le mailing list, deve avere la possibilità di mettersi in aspettativa, di programmare la sua vita civile e politica futura. Questo preside del liceo classico di Sulmona non sa, addirittura arriva a pensare che non si vota più in Abruzzo. Noi siamo una regione che ogni volta sembra quasi che sia la prima volta. C'è da fare il dragaggio del porto di Pescara, una recita di Pappagoni, riunioni, il prefetto che offre i crodini per cercare di capire se si può fare o non si può fare, e lì la sabbia che rimane lì, e i giornalisti che fanno le interviste come se non ci fossero quelle di prima. E non si fa il dragaggio, e paghiamo il dragaggio 13 milioni valendo 3 milioni spostare quella sabbia. Restando sulle elezioni? Noi dobbiamo fare in modo che esca fuori una data e poi andare a Roma a dialogare con Alfano, che fa le telefonate congressuali e può anche occuparsi di allineare gli aspetti amministrativi e normativi.
Io, se ero presidente della giunta regionale, facevo un ragionamento col consiglio regionale, che è un parlamento, cercavo di parlare alla regione Abruzzo come opinione per individuare una data che non deve fare più uno furbescamente per qualcuno, ma una data che sia la regola del gioco della democrazia. Noi in Abruzzo non sappiamo quando si vota. E guardate, di ciccio in ciccia, noi riusciremo ad allungare questa pizza fino all'inverosimile. Quello che dice Masci, fammi dire un'altra cosa, Pasquale, ha un significato l'allineamento delle date, perché determina l'allineamento delle classi dirigenti. Però non è che, inseguendo questa candela, noi possiamo continuare ad essere sordi e muti rispetto allo stabilimento della data. Si trova sempre qualche avvocatura statuale che ci appoggi. Guardate, io ho dedicato 28 anni della mia vita a parlare con i vertici della burocrazia, ma con i vertici di prima classe, ai quali ci andavo per risolvere i miei problemi, non per ingrandire i problemi che mi creavano loro, organizzando il combattimento. Un'annotazione e concludo. Carlo Masci ci ha detto quello che lui può dire e quello che lui si sente di dire sulle questioni della sanità. Questa sera, se fosse stato in vita, Torlontano ci sarebbe stato. Parlo del senatore Torlontano, è presente qui. Ho visto il figlio, presumo che se sta bene, e le auguro ogni bene, credo che sia presente anche la moglie. Io ho partecipato, spinto da Torlontano e da Armando Mancini, alla chiusura di un ospedale inutile, da presidente della provincia, che era quello di Città Sant'Angelo, e che è diventato un centro di assistenza degli anziani. Io voglio conoscere Carlo con le fotografie, non con il profilo sorridente o il miagolio alla stampa, che purtroppo c'è in Abruzzo. Voglio conoscere quanti presidi ospedalieri inutili sono stati trasformati, chiusi e razionalizzati. La tempestività e la credibilità delle decisioni, la tempestività. Quanti primariati inutili sono stati trasformati. Un'annotazione davvero, Carlo, te lo dico, al tuo essere avvocato. Apriti il di dentro dei bilanci delle ASL. Una sola voce cresce, quella che si chiama Global Service, che è una maniera di acquistare a corpo e di pagare a corpo, senza entrare nei dettagli. Parliamo di decine di milioni di euro che hanno trasformato valenti geometri e apprezzati geometri in straordinari e giganteschi imprenditori, facendo una dorsale su tutte le coloriture politiche. Allora, non è possibile che noi abbiamo il piombo a piombo alla ASL di Pescara e poi non riusciamo ad avere una diagnostica rapida. Fanno a botte alla ASL di Pescara per avere una visita specialistica. Carlo, il CUP, che si è aggiudicata una apprezzata, conosciutissima società teramana, al costo di 60 e rotti milioni, è ferro vecchio. Adesso col CUP ci si ordinano i gelati del passato. C'è bisogno di organizzare la richiesta delle prenotazioni in maniera diffusa e territoriale, facendo funzionare farmacie, medici, territorializzando la richiesta della visita. Noi siamo al CUP e si parla di modernità. Concludo, cari amici. Noi abbiamo bisogno di non fare più per finta. Carlo, tu quando fai le battaglie in questa città, non sempre condivise, non fai per finta. Paghi anche il prezzo, il costo. Costo democratico. Io vedo che alla regione si fanno le battaglie per finta. La questione della data è una finta. La questione del porto è una finta. La questione della qualità, o virgola, deficit qualitativo per la salute è una finta. Io voglio dire no a questo modo di essere regione, a questo minimalismo della nostra regione. Voglio una regione gigantesca e io di questo mi voglio occupare. Bene, allora replica Carlo Masci a tutte queste affermazioni che ha fatto te, poi io passerei a parlare di Pescara, se me lo consentite, perché vorremmo anche vedere la situazione locale, sulla situazione locale come la pensate sulle varie argomenti, sui vari temi di attualità. Sì, sulle elezioni.
una cosa fuori dai denti. Io penso che la gente è stanca di votare ogni 6 mesi. Io penso che sia giusto votare una volta sola e a cadenze specifiche già stabilite. Questo deve succedere in Italia. È possibile che in Italia non succeda questo? Forse questa volta possiamo fare in modo che succeda. Allora, se dobbiamo giocarci una carta per farlo, lo dobbiamo fare adesso, non nasconderci dietro le polemiche sterili che non portano a nulla. Oggi dobbiamo dire: c'è la possibilità di votare tutti insieme, facciamolo, perché credo che i cittadini vogliano questo, perché non conta il fatto che ci sta qualcuno che rimane 3 mesi in più o 4 mesi in più, rimane il fatto invece che finalmente si può votare una volta sola e si può scegliere il Parlamento, si può scegliere il Parlamento europeo, si può scegliere la regione e si può scegliere il comune. Questo credo che voglia la gente e questo credo che la politica deve fare. Non capisco perché non si riesce a fare. Forse questa volta possiamo farcelo, mettiamo da parte le polemiche, Luciano, perché tanto non è che portano voti queste polemiche, no? Votare a novembre, votare a dicembre, votare a marzo, votiamo tutti insieme, perché penso che questa sia la scelta che vuole la gente. E su questo io concludo dicendo che non decido io, non deciderò io. Io avrei votato a novembre, però credo che sia giusto, se c'è una possibilità, di votare tutti quanti insieme. Sul discorso della sanità, ma insomma, io penso che oggi noi a Roma siamo giganti, perché non eravamo giganti quando l'Abruzzo perdeva 400 milioni di euro l'anno e non riusciva a garantire buona sanità, perché non è che quando si spendevano 400 milioni di euro in più all'anno si garantiva buona sanità, la sanità era peggiore di oggi. È chiaro che c'è sempre il meglio, bisogna arrivare al meglio, bisogna fare un percorso, perché oggi le risorse non bastano per le necessità dei cittadini, e penso che questo oramai sia chiaro a tutti in Italia, che abbiamo costruito un sistema che costa troppo e che sta pesando sulle spalle dei cittadini in maniera abnorme con le tasse che stiamo pagando. È per questo che noi le tasse le abbiamo ridotte, abbiamo dato un grande segnale, era giusto farlo perché dovevamo restituire ai cittadini i soldi che avevano dato al governo regionale ed era giusto ridargli. Quindi allora si spendevano 400 milioni di euro in più e si faceva cattiva sanità. Oggi invece si riesce a spendere quello che c'è a disposizione, perché è giusto che sia così, e si riesce a fare anche buona sanità in molti casi. Certo, c'è anche molto da migliorare, perché quei LEA che dobbiamo raggiungere, che prima erano un miraggio e che invece oggi sono alla nostra portata, e saremo la nona regione d'Italia a raggiungere questo obiettivo, perché poi noi dobbiamo confrontarci con gli altri, perché il paradiso è bello per tutti quanti, però se ci troviamo ad un'altezza dell'inferno, dall'inferno dobbiamo risalire, e per risalire, no, piano piano si riesce ad arrivare all'obiettivo. Noi questo lo abbiamo fatto, perché nessuno lo può negare che abbiamo migliorato diverse situazioni nella sanità, che abbiamo rimesso a posto i conti, e non ci voleva un ragioniere, ci voleva grande forza e grande fantasia, perché questa regione era la regione che non riusciva a spendere i soldi che gli dava lo Stato e li metteva da parte e faceva i debiti. Questo è successo. Faceva anche tante altre cose che meno male abbiamo lasciato da parte e siamo andati avanti. Oggi siamo più credibili rispetto a tante scelte che abbiamo fatto. È per questo che siamo tornati a chiedere a Roma con forza nuovamente la riduzione delle tasse per il 2013 e soprattutto l'uscita dal commissariamento, perché non è più giusto che l'Abruzzo abbia il controllo commissariale che aveva dal 2007, dopo che ha fatto un percorso per cui da 3 anni l'Abruzzo è una delle 4 regioni che non ha più deficit in sanità e che ha raggiunto il pareggio di bilancio, perché poi parliamo sempre di bilancio, e meno male che parliamo di bilancio, perché la politica, quando non ha parlato di bilancio, ha dato solo tasse ai cittadini, perché questo è successo. Noi invece vogliamo parlarne, perché vogliamo fare in modo che i soldi che arrivano al governo regionale, al governo statale, siano utilizzati per abbattere i costi, perché questo deve succedere, perché se non succede questo vuol dire che la politica non funziona, e troppo spesso non ha funzionato la politica. Bene, allora andiamo, per quanto mi riguarda, ai nominativi. Allora, il centrodestra hanno dichiarato che candidano come presidente, ricandidano Gianni Chiodi. Luciano D'Alfonso è il probabile candidato del centrosinistra, si deve confrontare con le primarie del partito del centrosinistra, del suo partito. Io per adesso sono un primario per le primarie. Un primario per le primarie. Da questa parte quindi c'è Gianni Chiodi, dall'altra parte potrebbe esserci Luciano D'Alfonso. Nel caso però che qui la prossima settimana, il caso Berlusconi, il 9, no? Si decide eccetera, Galera, cade il governo, nel caso che il governo e si voti prima delle regionali, ecco, qual è il quadro della situazione?
D'Alfonso. Io non sono candidato a presidente della regione, quindi. No, io sto parlando. Non mi preoccupo. Vabbè, nel caso si debba andare al voto prima per le politiche, ecco, quali sono gli scenari che si aprono? Per esempio, D'Alfonso si dice arriva Legnini alle primarie perché non è più sottosegretario e quindi ci sarà una lotta tra titani alle primarie del centro-sinistra. Io sono contento di questo jolly che mi date, perché siccome si narra e la narrazione va resa pubblica, io mi auguro che le primarie del centro-sinistra siano la chemioterapia. Ho un fratello che ha fatto la chemioterapia, quindi non sto svilendo la gravità di questa cura. Sia la chemioterapia per la poca partecipazione alle elezioni regionali in Abruzzo. In Abruzzo hanno votato 450.000 persone, a fronte di un potenziale di elettori attivi che arriva quasi ad 1 milione di elettori. Poi vi racconto una battuta di 3 secondi su questo. Allora io mi auguro che si candidi alle primarie chiunque, a partire dai più bravi. Io ritengo che Giovanni Legnini abbia dimostrato di essere il più bravo, perché in politica, e i sacri testi lo scrivono, il più bravo è quello che ci si dedica di più. Lui si è dedicato di più alla questione pubblica, facendo il parlamentare benissimo, facendo l'uomo che ha corretto carovane di norme nazionali, quindi si è guadagnato la centralità. Se lui si candida alle primarie, io sono contentissimo di fare una battaglia con lui, e io ho questo giudizio che lui è molto bravo, addirittura dico è il più bravo, però io gradisco battermi con i più bravi. Così come metto in evidenza un altro dato: noi porteremo a votare 100.000 abruzzesi alle primarie per avere almeno 800.000 elettori alle elezioni. Io capisco le ragioni del miagolio quando si va a Roma, se uno viene votato da una platea elettorale di 450.000 persone, è chiaro che conti quasi come la regione Molise. 605.000 votanti. I voti validi espressi. 605.000 votanti. Guarda, ricordiamolo. Lo ricordiamo perché lo sto vedendo adesso. Io mi aspetto 800.000 elettori come soluzione di ingaggio per una democrazia che funzioni. Non mi piace che in Abruzzo ci sia stato questo grande partito del non voto che esprime il giudizio su chi si è candidato. Io mi ricordo che circumnavigavano in Abruzzo persone che si autoregalavano il giudizio: io prendo i voti di chi non è andato a votare. Quando lo faceva Pannella aveva titolo, quando lo hanno fatto alla Matriciana in Abruzzo si sono visti i risultati. Primarie agguerrite per avere partecipazione di qualità, primarie nelle quali emerga chi propone cosa. Si deve capire quali sono le priorità in Abruzzo. Questa storia dell'acqua San Gemini: c'è il TG3 che fa l'acqua San Gemini e va bene, ci sono alcuni giornali che fanno l'acqua San Gemini e va bene. Le classi dirigenti devono produrre combattimento di idee chiare. Che cosa proponi per fare in modo che la sanità funzioni a favore dei cittadini? Che riprenda la natalità imprenditoriale dal 2008, ottobre del 2008, che per me è un mese importante perché cominciarono i tam tam viziati da ottobre del 2008 a questo mese del 2013. Noi abbiamo perso 8.000 imprese attive, Carlo. Io mi aspetto una classe dirigente marchigiana, toscana, emiliana, veneta, lombarda che abbia confidenza con i numeri della vita delle imprese. Il lavoro che non c'è non viene dalle intuizioni tirocinanti del da me stimato ministro regionale del lavoro Gatti, perché durano 6 mesi, 180 giorni. Noi abbiamo bisogno del lavoro che si trova presso le imprese, natalità imprenditoriale. Noi dobbiamo ricostruire una comunità di percepienti reddito da lavoro. Ad ottobre del 2008, Carlo, erano 534.000. Se il prefetto dell'economia politica abruzzese, che io denomino nella figura e nel cognome di Pino Mauro, equilibratissimo, diplomaticissimo, attentissimo a non entrare nell'agone politico, scrive l'articolo che ha scritto oggi su questo giornale che non denomino,
mettendo in evidenza il calo dei percepienti reddito da lavoro e il calo della natalità imprenditoriale e il calo dei brevetti, cari amici che siete qui. I brevetti sono il sesso dell'economia. Il brevetto è l'equivalente di una iniziazione di opificio, se poi la politica è capace di accompagnare. Allora tutto quanto questo accade se alle primarie chi si candida dice cosa? Non dice chi. Troppe volte è una questione di cognomi, addirittura in Abruzzo è stata anche una questione di bellezza. Mi hanno detto che è stato scelto qui e lì il candidato in ragione alla bellezza. Io invidio questi candidati per una ragione. Io credo che il voto migliore è il voto delle donne. Io a Pescara ho vinto per il voto delle mamme, delle nonne e delle zie. Quindi io invidio quelli lì bellissimi. Però la bellezza non ha funzionato, perché noi abbiamo dei problemi rilevanti in Abruzzo. Esiste una comunità di senza cittadinanza che non hanno saggiato il lavoro, pari a 75.000 persone. Per me quella è la priorità, e chi si candida alle primarie mi deve dire che propone, non miagolando, parlando a bassa voce come si fa nelle periferie di Sulmona, ad alta voce, che si capisca, che si equivalga ad un impegno preso. Questa è la sfida che io accetto. Allora, deve dire cosa, che si prepara alle primarie del centro-sinistra. Abbiamo detto che il centrodestra non farà le primarie, ricandiderà Chiodi, però se si vota prima per le politiche qualcuno dice che Chiodi potrebbe defilarsi, cioè presentarsi al Parlamento, e sarebbero già pronti come sostituti candidati presidenti Paolo Gatti, Paolo Tancredi, Filippo Piccone, e a tal scopo avrebbero già fatto una riunione con Quagliariello, una riunione semisegreta, grandi manovre sotto tracce. Che novità ci sono? Che verità c'è? Ma io so soltanto che ho parlato con Chiodi e Chiodi non vede l'ora di ricandidarsi a Presidente della Regione, perché ha fatto bene, perché ha operato benissimo, perché oggi l'Abruzzo è credibile rispetto al passato, e questo credo che sia un dato oggettivo, perché quando Luciano D'Alfonso dice che hanno votato 450.000, in effetti sono 605.000, potete vederlo tutti quanti da internet, collegatevi col Viminale e potete vederlo tranquillamente in un secondo come ho fatto io, 605.000 votanti. Quei 605.000 votanti, che potevano essere molti di più, non sono andati alle elezioni per quello che era successo, non per i candidati che c'erano, che erano stimati Chiodi e Costantini, credo che fossero due candidati comunque stimati e stimabili. Per quello che era successo in Abruzzo la gente non è andata a votare, e quindi credo che la prossima tornata elettorale avrà molti più votanti, perché in Abruzzo è successo qualcosa, perché l'Abruzzo è diventato credibile, perché l'Abruzzo è uscito dalle secche in cui si era trovato, perché nessuno può nascondere che l'Abruzzo era la Cenerentola d'Italia e oggi non lo è più. E il discorso è questo ed è semplicissimo. Poi Luciano sembra che sia vissuto in un altro mondo in questi cinque anni, è cambiato il mondo è cambiato, perché oggi l'Italia purtroppo non è più competitiva rispetto alle altre nazioni, perché oggi ci sono nazioni che sono più giovani, più determinate, che hanno una struttura meno costosa, con meno tasse, e quindi gli imprenditori possono investire perché si crea reddito, si crea guadagno, e quindi investono in quei territori. Noi stiamo perdendo spazi perché non siamo più competitivi, perché le tasse sono esagerate, perché le tasse sul lavoro sono esagerate. Questo lo sanno tutti quanti, e questo è il problema reale che esiste in Italia e che dobbiamo risolvere. Però in questo problema generale c'è anche una nicchia che riguarda l'Abruzzo, e l'Abruzzo rispetto alle altre situazioni oggi si trova meglio. Certo, si trova meglio in discesa come tutti quanti, perché non è che da qualche parte il lavoro aumenta e in Abruzzo diminuisce, il lavoro diminuisce dovunque, però in Abruzzo il lavoro diminuisce meno che in altre regioni, perché evidentemente le politiche del lavoro che ha messo in piedi l'assessore Gatti hanno funzionato in tanti casi. Questo è successo in Abruzzo, questa è la realtà con cui ci presenteremo e ci confronteremo, e questa realtà è talmente semplice che alle ultime elezioni nazionali il centrodestra in Abruzzo ha vinto un'altra volta, perché questo è successo, e quindi vuol dire che i cittadini hanno apprezzato il lavoro che c'è stato in regione. Certo, non hanno potuto apprezzare il lavoro che c'è stato in regione in passato, ma questo credo che l'abbiano apprezzato, e ci misureremo presto. Io non vedo l'ora di misurarmi, perché vorrò capire se gli abruzzesi, nel momento in cui abbiamo ridotto le tasse, l'hanno apprezzato, oppure se vogliono un governo che le tasse le aumenta perché vuole dare i soldi alla politica, perché così può darlo alle lobby, può dare questi soldi a tutti quelli che vuole. No, noi i soldi li vogliamo lasciare nelle tasche dei cittadini. Questo deve succedere, e questa è la politica che portiamo avanti. E allora si sta scaldando anche la platea.
platea, e questo non può che farci piacere, perché la passione deve prevalere in politica, è tutto la passione. Allora, siccome Carlo Masci faceva riferimento alla giunta precedente e quindi alla vicenda che ha riguardato anche Del Turco, che è stato condannato in primo grado come sapete, io approfitto per fare una domanda ad Alfonso. Ecco, lui è stato, diciamo, ai box negli ultimi 4 anni per la vicenda giudiziaria che lo ha riguardato. Io sommessamente vorrei far rilevare questo, che lui ha avuto un comportamento esemplare in quel periodo. Ci sono stati personaggi indagati che si sono difesi fuori dal processo facendo interviste, dichiarazioni, addirittura anticipando sentenze a volte. Invece lui è stato veramente compassato, è rimasto fuori dalla mischia, e credo che questo comportamento sia stato apprezzato probabilmente anche dei giudici. Che ne pensa? Spero di sì. Dalla platea, nel frattempo. Spero di sì, anche se io non riesco ad essere lucido e razionale quando parlo di questa dolorosissima e anche formativa esperienza personale, che non auguro a nessuno. Io non ho mai fatto un utilizzo politico della denuncia penale, mai in vita mia. Io rivendico di essere stato eletto a 16 anni in rappresentanza degli organi studenteschi a scuola e poi consigliere comunale a Letto Manoppello, consigliere provinciale, presidente della provincia, consigliere regionale, il più votato in questa provincia di Pescara, pur per conto di un piccolo partito, e poi sindaco di Pescara e poi di nuovo sindaco di Pescara, doppiando il mio avversario. Per battere Carlo Masci mi sono dovuto impegnare tanto, tant'è che mia madre era molto preoccupata perché quasi diventai la metà. Per battere il successore di Masci, quasi con lo stesso cognome, diciamo, mi è stato facile prendere il doppio di lui, ma questo non a descrivere l'inconsistenza, perché credo che non avesse avuto la possibilità di esprimersi. Adesso si è espresso e può essere finalmente giudicato. Io quello che voglio mettere in evidenza è che la condotta processuale è tutta figlia dei suggerimenti dell'avvocato Milia e di una suora che mi vuole molto bene, che ha oltre 100 anni e che mi ha raccomandato solo il silenzio, la compostezza, addirittura la solitudine. Mi ha detto: quando entri in tribunale cerca di essere da solo, perché è bene che tu produca raccoglimento sia per te che per quello che viene visto. Io ho dato retta sia a suor Olga e a Giuliano Milia, che naturalmente ringrazio ad alta voce. Voglio dire, cari amici, se fosse dipeso da me, io non avrei mai candidato colui il quale è stato candidato in quel formidabile anno del 2005, quando io mi sentivo non sulle spalle, di più, non il voto, di più, l'armonia della gente d'Abruzzo, l'armonia, 200.000 chilometri l'anno, non di comizi tipo quelli che vedo in questa fase fare in Abruzzo ad opera di chi ha ruolo di responsabilità, 30-40 persone alla volta, tristi, con le occhiaie, con l'umidità sulle spalle, lì quasi spaventati. Centinaia e centinaia di persone produttrici di armonia nei confronti di una proposta di governo della regione, perché comunicavamo che noi volevamo esattamente fare ciò che serviva alla comunità. Poi mi si spiegò, con una legge fatta da alcuni orologiai in Consiglio regionale, che in Consiglio regionale si sono costituiti più volte gruppi di orologiai, e anche adesso è all'opera un gruppo di orologiai. Si aspettano per esempio che io abbia un altro monzone giudiziario in maniera tale che io non possa partecipare alla competizione, stanno a vedere sulla data delle elezioni come si può combinare questo. Credo che prenderanno una grande delusione e faranno un grande errore, perché io credo che la battaglia elettorale non debba produrre delle distrazioni, ma a vantaggio dell'Abruzzo. Ognuno deve essere concentrato a dire che vuole fare e con quali risorse, Carlo. È giusto questo tema. In quali tempi? Io vi assicuro che negli ultimi 6 mesi non farò venire un ministro, non prenderò parte a nessuna promessa pubblica. Nei primi 6 mesi farò promesse all'infinito, avendo da conto le risorse.
e nei mesi successivi farò provvedimenti, decisioni, delibere, scaverò in Abruzzo, non è che delibererò, scaverò, negli ultimi 6 mesi solo le fotografie vedrete, non un ministro che si possa avvicinare, perché chi vuole venire deve venire prima ad assumere impegni a fare atti, mai avrei candidato colui il quale è stato candidato. Il mio nome era Luciano Russi, presidente della giunta regionale, poi un gruppo di ragazzotti mi spiegò che Luciano Russi non andava bene perché non faceva parte della comunità politica, quindi non prendeva impegni e non li manteneva. Io di quel gruppo di ragazzotti ne salvo solo uno, che purtroppo fa parte degli addolorati della sentenza, uno solo ne salvo, che è un bravo ragazzo, politicamente diciamo è privo dei prerequisiti fondamentali, è un ragazzo straordinario che però ha fatto pesare questa decisione a favore di un sopravvenuto da Roma. Io mi auguro che non accada mai più che in Abruzzo vengano preferiti in ragione della distanza, in ragione della estraneità, in ragione di requisiti che non c'entrano nulla con la tecnè della decisione. Maria Rita Lorenzetti, presidente donna della regione Umbria, ha reso un presepe quella regione. Gianmario Spacca, presidente delle Marche, ha reso quella regione la più cercata del mondo per gli investimenti. La domotica di Merloni, Carlo, in crisi per ragioni di crisi mondiale, qui c'è un manager affermato in pensione, Gaetano Novello, sa bene quello che sto dicendo, ma ce n'è un altro, la mia sinistra, che è Antonello Ricci, sa bene quello che sto dicendo. La crisi può affannare il prodotto di un'impresa, ma il territorio deve reagire cercando altrove, producendo convenienze, convenienze amministrative. Non può essere che in Abruzzo il progetto di vita di un'impresa venga trattata come una lampada votiva del cimitero. E che mi importa? La risposta non è mia competenza, non la sentirete mai più in Abruzzo, mai più. Voi sentirete, mi applico, vediamo come. Questa è la misura che fa sì che nelle Marche le imprese continuino ad arrivare, che in Baviera le imprese continuino ad arrivare. Io non mi arrendo al fatto che la natalità imprenditoriale in questa regione è un disastro, è un disastro. C'è una grande impresa ad Ortona che ha un contratto internazionale per produrre reddito e lavoro. Ci fosse un tale con la carta intestata della regione che si compieghi per aiutare questo progetto di impresa che produce lavoro, reddito, fiscalità a favore della comunità. Vi dico nome e cognome, come sempre. Walter Tosto, un fabbro di 60 anni fa, che ha vinto un contratto internazionale di privati con finanziamenti dell'India, della Cina, deve fare una struttura a Ortona. La regione sembra quasi che questo qui proponga di fare una lampada votiva gigantesca in un cimitero. Ma come si fa ad avere questo atteggiamento? Grazie, grazie Luciano D'Alfonso. Allora io a Carlo Nasci volevo chiedere questo per concludere veramente il discorso sulla regione, iniziare possibilmente quello di Pescara, e lo inizieremo proprio con i nominativi dei possibili candidati al sindaco, e vi annuncio che sono una primizia questi nomi. Carlo Masci, però volevo chiudere questo discorso, sì, della giustizia. Mi piace questa immagine della lampada votiva, mi piace molto, certo non sarà una lampada votiva l'automotive che stiamo facendo in Val di Sangro, un investimento regionale di 45 milioni di euro, non saranno lampade votive tutti gli investimenti che arriveranno con i fondi FAS, 600 milioni di euro, siamo l'unica regione, siamo la prima regione d'Italia ad averli ottenuti. Perché li abbiamo ottenuti? Perché su quei tavoli siamo andati a battere i pugni e siamo stati primi. Io lo posso dire che siamo stati primi, qualcuno può raccontare cose immaginifiche, io posso dire che siamo stati primi, con tranquillità e con serenità, 600 milioni di euro, 150 milioni di euro l'anno dal 2012. Il presidente del Molise dice la stessa non lo può dire perché non li ha ancora presi il presidente del Molise. L'ha preso per l'autostrada del Molise. Io posso soltanto dire, per esempio, che oggi le società sportive sono molto più contente di ieri, perché le società sportive hanno ottenuto
un intervento su questa regione di 7 milioni e mezzo di euro con i fondi FAS. Verrai rieletto alla regione. Che ci siamo inventati, perché siamo stati l'unica regione d'Italia. Stato bravo, Carlo, l'unica regione rieletto. Però Lucia, io ti ho fatto parlare. Poi se vuoi parlare tu, io ti posso anche lasciare il microfono, tanto fra lampade votive e altre immagini sicuramente ci divertiamo. Comunque, non è che ci dispiace. Però insomma vorrei parlare un po' di cose più concrete. 7 milioni e mezzo di euro sullo sport, perché siamo stati l'unica regione d'Italia a convincere il CIPE che con lo sport si faceva anche sviluppo economico, e non abbiamo utilizzato soldi a debito regionali, abbiamo pensato che fosse giusto trovare quella linea di finanziamenti, soldi che sono arrivati nel 2012 e noi ieri abbiamo fatto le graduatorie. In 8 mesi questa regione, che è una regione, come l'hai definita, scusa Luciano, una regione spenta, come l'hai chiamata? Minimalista. Questa regione minimalista è riuscita in 8 mesi a fare cose che le altre regioni hanno fatto in 2 anni, e noi le abbiamo fatte con i fondi FAS. Siamo riusciti a trovare una linea sulla sicurezza. Quanto è importante la sicurezza sui territori? Quanto è importante la sicurezza nelle nostre città? A Pescara, per esempio, quanto è importante? 6 milioni di euro per la sicurezza, per l'ammodernamento dei centri delle polizie locali, oppure per il finanziamento delle iniziative che si fanno nei quartieri disagiati, le tante associazioni di volontariato che operano nei quartieri disagiati e che oggi in Abruzzo hanno la risposta con 6 milioni di euro di fondi FAS, non con soldi dei cittadini abruzzesi, perché la nostra forza è stata quella di dire: noi non vogliamo utilizzare soldi dei cittadini abruzzesi, perché i soldi dei cittadini abruzzesi servono per i cittadini abruzzesi. Abbiamo utilizzato soldi nazionali, li abbiamo intercettati, li abbiamo presi, siamo stati su quei tavoli e su quei tavoli ci siamo fatti valere, siccome siamo credibili ce li hanno dati. Il CIPE è stato convinto da noi, siamo stati gli unici in Italia. Sapete che quando i bandi che abbiamo fatto sono arrivati a Roma alle federazioni nazionali, a Roma hanno detto: ma chi è che si è inventato questa operazione? Chi è che è stato in grado di pensare che lo sport potesse essere anche un volano economico, al punto tale da convincere il CIPE ad investire su quella linea? Però quello è il minimo che abbiamo fatto, perché poi abbiamo creato un tavolo che è il patto per lo sviluppo a proposito di imprese, in cui si sono seduti tutti gli attori, i protagonisti di questa vita sociale, perché non è soltanto la politica, ma è la classe dirigente che deve operare su questo territorio, e questa classe dirigente ha operato talmente bene che ha individuato le priorità, e su quelle priorità ci sono arrivate e ci stanno arrivando i soldi dei FAS, e i soldi dei FAS sono l'infamia.